storie piccole o grandi, diceva Spalletti alla vigilia. Il capitolo scritto ieri, di enorme, ha avuto il pathos con cui gli azzurri hanno acciuffato una qualificazione che stava scivolando via verso calcoli e speranze sui fallimenti altrui. Al minuto 98 la storia è cambiata. Più in là vedremo se si potrà raccontare qualcosa di grande quando verrà il tempo dei bilanci. Promozioni a pieni voti, sufficienze e bocciature azzurre dopo la folle notte di Lipsia. Donnarumma 7,5. Autogol a parte, insuperabile contro la Spagna, sulla soglia della perfezione contro i croati. Dice no al bolide di Susic dopo 5 minuti, poi nella ripresa, in rapida sequenza, para un rigore a Modric, fa un miracolo su Budimir, poi deve arrendersi all'eterno centrocampista del Real, capitan numero 1. Darmian 5. Spalletti lo manda in campo puntando sulla sua esperienza, gioca nella difesa 3, fa un paio di buone diagonali, ma perde palloni pericolosi nei pressi dell'area di rigore. Dopo l'1-0 croato va a fare il quinto di centrocampo, ma anche lì non è quello visto in nerazzurro, rimandato. Calafiori, 7,5, prestazione da gigante, in difesa non sbaglia nulla, si sgancia a centrocampo come gli ha insegnato Thiago Motta, gioca sempre a testa alta, il pallone tra i piedi non brucia mai, anche quando per gli altri scotta. Al minuto 98 tutti avrebbero buttato palla in area affidandosi ai santi e alle speranze. Lui guadagna campo, punta dritto e allarga al momento giusto per Zaccagni. Sul pass per gli ottavi c'è la sua firma, rivelazione azzurra. Retegui, 6,5. Dopo due gare in panchina ha la sua chance dall'inizio. Mette in campo quel che ha, lotta come sanno fare i centravanti argentini, attacca la profondità e ingaggia una bella battaglia con i centrali croati. Niente pigrizia, solo tanta voglia. Ma tra deviazioni ed errori di mira, una conclusione pulita non arriva. Adrenalinico.